Signori, eccoci di nuovo qua. Siamo in un periodo ormai di ferie, tutti agognano agosto per andare in ferie, anche se le cose sono cambiate rispetto ad anni fa. In ogni caso, quello che ci preme sottolineare è la difesa penale estera per tutti quei cittadini italiani, specialmente giovani, che vanno all'estero e purtroppo molte volte credono, pensano o si lasciano trasportare dagli eventi o suppongono che ci sia una quasi assenza di regole, specie in località molto conosciute dal punto di vista del divertimento come la Spagna, le isole spagnole, la Grecia, la Thailandia, Santo Domingo ed altre realtà. Purtroppo non è così, bisogna stare particolarmente attenti perché reati che in Italia possono venire considerati anche molto banali, specie poi con la riforma cartabia che c'è stata, dove in mancanza di querela per moltissimi reati non si procede neanche, ma questo è stato argomento di un altro video. Ripeto, all'estero molti reati che in Italia sono puniti o considerati molto blandamente possono essere molto gravi. Il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente in Thailandia può portare delle pene detentive altissime, lo stesso dicasi per Santo Domingo. Paradossalmente, nonostante pensino molti che la Thailandia e anche Santo Domingo siano paradisi del sesso per i turisti, in parte purtroppo, dico purtroppo perché è una brutta situazione, è vero, ma comunque qualora si venga scoperti si rischiano delle pene molto alte e molto spesso sono i genitori stessi delle ragazze che tendono a denunciare i clienti facendogli anche delle estorsioni in questo senso, o mi paghi e ti vado a denunciare che sei andato a letto con una minorenne. Quindi state particolarmente attenti a quel che fate. Non parliamo di ubriacature, di risse, di furti, di rapine, cose che in Spagna succedono spessissimo. Anche lì si viene puniti molto gravemente, ci sono carcerazioni, ci sono detenzioni preventive. Non prendete alla leggera la giurisdizione estera in cui siete. Non parliamo di reati diversi che non commettono normalmente i turisti, come il trasporto di clandestini, che quello avviene soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est, il confine austriaco. Parliamo di reati che commettono i turisti, quindi la violenza carnale, il possesso di droga, lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo stupro, la congiunzione carnale con minorenni, il furto, la rapina, le lesioni, le risse, le percosse. State particolarmente attenti. Evitate qualunque comportamento che possa mettervi nei guai dal punto di vista giudiziario. Qualora poi le cose succedano, sappiano i vostri cari o chi ha la vostra tutela che noi siamo, come Studio Legale Internazionale, realmente presenti con degli studi e con dei partner assolutamente fidelizzati da anni e anni e anni in tantissime giurisdizioni, per fare le più disparate, il Perù, l'Argentina, addirittura l'Iran, l'India, Santo Domingo, sicuramente la Thailandia, per non parlare dell'Europa, dove siamo presenti praticamente ovunque, anche in molte giurisdizioni africane. Quindi avete dei reali interlocutori avvocati che realmente e non figurativamente saranno sul posto, vi aiuteranno, vi coadiuveranno in tutte quelle che sono le vostre necessità defensionali. Il consiglio però rimane sempre quello: evitate di commettere reati di qualsiasi genere tipo, e quando siete in un momento di impulso, come posso dire, condizionati o a fare qualcosa, pensate, fermatevi, pensate, riflettete, fatevi delle buone vacanze ed evitate la commissione di reati. Se proprio dovessero succedere, lo Studio Internazionale Bertaggia è comunque a vostro fianco per tutelare i vostri diritti, qualunque cosa abbiate commesso. Vi ringrazio, vi saluto.